Allora, rieccoci. Era tanto che non facevo un video, ma siccome mi hanno fatto una richiesta un po' particolare, nel senso che mi è stato richiesto da un'azienda di valutare quale tema scegliere per un cambio, per un restyling di un sito web, e siccome non ho visto video interessanti a riguardo e nessuno lo fa, mi piacerebbe vedere con voi un attimo come faccio io personalmente. Questo è un mio metodo, ovviamente, non è che è la Bibbia, quindi prendete un po' come spunto, ma non come certezza, come faccio ad analizzare quale tema comprare. Per chi conosce Team Forest, che è una sezione di Envato Market, dove comunque possiamo trovare tantissimi temi premium per WordPress, ed effettivamente ci sono tantissimi temi molto 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 belli, però effettivamente vi dico per la mia esperienza, molti temi nascondono delle grossissime insidie che dobbiamo capire se ci sono, perché giustamente la bellezza non sempre è tutto. Perché se io devo prendere un tema che per amor del cielo, bellissimo, fantastico, quanto tu vuoi, ma poi alla fine è molto lento a caricare, molto comunque ha anche un costo non basso, e poi dopo non funziona a livello proprio di performance, ovviamente vado a buttare via soldi. Sì, bello bello, ma poi me lo guardo io, ok? Quindi i 5 temi da verificare sono questi, quindi il cliente mi ha passato una lista di temi da analizzare, e io gli devo un attimo consigliare quale comprare. Ovviamente non andrò a criticare l'aspetto grafico, perché comunque con i builder, che sia Composer o Elementor, o comunque anche a livello grafico, utilizzando anche Gutenberg stesso, possiamo realizzare il template che vogliamo. Quindi andrò essenzialmente ad analizzare le performance di questi template, ok? Quindi come facciamo? Io mi sono già preparato un foglio Google Sheet, e dove poi andrò a stampare tutti questi valori. Allora, utilizzeremo principalmente tre strumenti. Il primo strumento, che secondo me è quello più importante, è la console di Google, poi Pingdom e GTmetrix. Quindi Pingdom e GTmetrix. Allora, cosa facciamo? Partiamo con il primo, quindi con SoftLab. Allora, la prima cosa da fare, apriamo l'anteprima. Quindi ovviamente se io devo analizzare un tema, vado ad analizzare la demo che il tema mi permette di analizzare. Ovviamente rimuovo il frame e cosa faccio? Ovviamente verifico. Già la demo mi dà tante tante risposte. Fatto che la demo che è stata fatta da questa software house è in una modalità non sicura, vabbè, su quello posso passare anche sopra, tanto è una demo. Vado comunque a verificare il caricamento, tutta una serie di cose, già lì mi faccio un'idea, e poi molto semplicemente faccio questo. Faccio tasto destro su Chrome, ispeziona, mi apro sulla mia destra la console di Google, vado nella sezione network e aggiorno la pagina. In questa sezione cosa faccio? Vado a vedere tutti i file che il tema carica durante la creazione del DOM, quindi dell'elaborazione della pagina. E già da questo schema io riesco a capire se è un tema che ha delle insidie, se è molto pesante, se bisogna un attimo verificare a fondo, e eventualmente se ci sono delle comunque se possiamo migliorare, ecco, questo è da capire. Allora, da qui cosa capiamo? Capiamo che il tema fa 127 richieste, quindi andiamo un attimo sulla modalità all, quindi voglio vedere tutto quello che lui carica, quindi sia i file CSS, JavaScript, delle immagini. Ovviamente delle immagini me ne preoccupo il giusto, nel senso che comunque quando andrò a creare il template per il mio cliente, per comunque nella creazione del proprio sito, ognuno utilizzerà le immagini, quindi lì un attimo bisogna calcolarlo un po' a braccio, ecco, quindi non valutiamo le immagini. Io principalmente vado ad analizzare i file JavaScript e CSS, che anche font in realtà, che sono i file che poi vanno a incidere più di tutti sulle performance del sito. Quindi, cosa vediamo? Vediamo che in questa demo, ovviamente, ragazzi, andiamo a vedere la demo del template. Lui carica 127, insomma, fa 127 richieste, quindi carica 127 risorse. La dimensione della pagina è 2,7 MB, ragazzi, è tantissimo. Le risorse comunque, e qui guardate, cioè,
È veramente tanto, sono veramente tante. Le risorse dentro la pagina sono quasi 5 mega, cioè è tantissimo. E lui carica tutta la pagina in 14 secondi. Vediamo però un pochino più nel dettaglio. Quindi di JavaScript lui ne carica 36, cioè lui per elaborare questa pagina, per l'amor del cielo, è bellissima perché è un tema fantastico, molto bello, molto d'impatto, ok? Molto bello. Però poi dopo, quando mi fa caricare 36 file di cui sono tutti effetti JavaScript, questo è i font. Sì, ok, magari qualcosa che lui carica sono ad esempio Analytics, però giustamente Analytics io devo considerarlo come risorsa che vado a caricare. Tutti i file del composer, quindi del builder che crea la pagina, tutti gli add-on del tema, poi qui carica anche il WooCommerce. Ovviamente sono tutte valutazioni, ragazzi, che dobbiamo un attimo considerare, poi in ottica di realizzare un progetto. I CSS, anche questi incidono tantissimo, e 20 file CSS sono tanti, per la mia esperienza sono veramente tanti. Sì, è vero che poi possiamo lavorare per ottimizzarli, per andare, però sono veramente tanti, ok? Ok, e la prima analisi ce la siamo fatta, quindi io qua vado a scrivere i file, quindi la dimensione della pagina, poi l'analizziamo meglio con Pingdom. Un altro strumento molto interessante che analizza un po' tutti questi dati che noi vediamo nella console, li mette, diciamo, nella maniera un pochino più leggibile. Comunque io già qui posso andare a scrivermi che lui carica 36 risorse JavaScript, mi pare 20 CSS. Vediamo anche qui cosa mi restituisce. La pagina pesa 3 MB. Insomma, sono tantini, eh. Per la mia esperienza, se vogliamo ottenere delle ottime performance, non dobbiamo superare il mega. Poi ovviamente ci sono dei compromessi, eh. Questo è anche da capire. Dobbiamo capire tutte le analisi che dobbiamo vedere, ecco. È un compromesso, cioè il web oggi è un compromesso, quindi di dire gioco un po' sì sulle performance, cerco di ottimizzare trovando un buon compromesso poi con l'aspetto grafico, però ecco, ovviamente poi l'utilizzatore finale è il nostro cliente, quindi dobbiamo un attimo capire qual è l'obiettivo del sito. Tutto qui. Mi interessa molto questo aspetto qua, non vado adesso ad analizzare il page speed, page slow, perché comunque non è che non mi interessa la pagina, ecco, non sarà il nostro sito, non sarà fatto in questo modo. Vado ad analizzare le performance del tema. Qui vediamo nel waterfall a cascata, mi fa vedere quanto ci mette a caricare le singole risorse. Ora, ovviamente, tengo a precisare una cosa, nel senso che comunque facciamo un'analisi che non è precisa al 100%, perché ciò che incide anche sulle performance è l'infrastruttura. Questo gioco forza. Quindi cerchiamo di facciamo un po' un'analisi tra virgolette superficiale, però giustamente è importante farla, ecco. Poi ovviamente se andiamo a lavorare bene di performance sul server, cioè, se andiamo a lavorare bene sulla cache, comunque anche sulle singole risorse, magari mettendo anche mano un po' al tema, ovviamente possiamo migliorarlo, però insomma se partiamo già da delle buone fondamenta, meglio, ecco. Quindi qua possiamo un attimo andiamo ad analizzare. Ovviamente le immagini, come ripeto, non mi interessa adesso analizzare le immagini, voglio più che altro capire quanto mette a caricare i singoli CSS e tutti i JavaScript. Di questo tema mi preoccupa tanto i JavaScript, perché sono tanti, cioè sono veramente, veramente tanti. Ok, questi dati me li segno qua, volevo farvi vedere, non li guarderemo tutti insieme, però volevo farvi vedere un tema che reputavo, tanto l'avevo già visto. Un po' meglio per farvi vedere la differenza, però se io già qui lo prendo questo tema, lo analizzo, ora, ripeto, non andiamo a vedere l'aspetto grafico, non ci interessa, però già a questo tema vedete subito la differenza. Ok? Cioè, capite bene che sono 15. E poi tra l'altro, aspetta, se non sbaglio, io qua volevo analizzare non quello, ma ovviamente le demo sono diverse, ma volevo analizzare proprio nello specifico una singola demo. Ok, network.
aggiorno, che qui riaggiorniamo. Ok, infatti, se vediamo questa demo, tra l'altro sito anche discretamente curato e altro, vediamo che comunque lui qui carica 13 file JavaScript. Insomma, non so bella differenza. 8 CSS, tra l'altro se poi non viene utilizzato il WooCommerce possiamo anche togliere tutte le risorse legate alla parte shop, quindi già andiamo ancora a ottimizzare. E tra l'altro il sito del mio cliente è un sito che non vende, quindi effettivamente è importante questo. Possiamo fare anche un'analisi, un audit, anche solo delle performance tramite il Lighthouse di Chrome, vediamo anche un attimino cosa ci suggerisce. Vediamo intanto se ha finito. Ok, ovviamente ripeto, tutta la parte delle immagini non ci interessa ora perché ovviamente la gestiamo personalmente, quindi ci interessa. In realtà questo mi sembra un buon tema. Ora, non fatevi spaventare da questi dati, ma in realtà se lavoriamo sulle immagini, che questa demo purtroppo non ha ottimizzato e lo vedo, enumeriamo un po' ciò che blocca il rendering della pagina, lavoriamo un po' sulle performance, questo vi posso assicurare che viene un bel tema. Questo è veramente un buon tema, ve lo posso assicurare. Un po' pesante questo valore, però ripeto, possiamo lavorarci. Io credo che in questa demo siano queste immagini che principalmente vanno a influire, però ripeto, magari noi non abbiamo bisogno di inserire tutti questi dati, o comunque possiamo lavorare per ottimizzare. Ecco, sono ripetitivo, ma insomma cerco di spiegarvi, ecco, un po' il mio approccio lavorativo riguardo a questa attività. Ecco, per ora è tutto, ecco, spero che a qualcuno possa interessare. Alla prossima!